Consigliere Marocco. Sì, grazie Presidente. Dunque, l'assessore afferma che non esistono leggi nazionali, non esistono leggi regionali. È vero, purtroppo è vero. E ha ragione anche il sindaco, che c'è qualcosa di culturale, ha detto, c'è qualcosa di culturale che ha favorito questa situazione, di espandersi. Questa situazione di questo gioco d'azzardo, quindi, che sta rovinando famiglie intere. Ecco, ed è anche giusto che sia il Consiglio Comunale a dare un primo segnale, è corretto, perché noi siamo la prima istituzione che il cittadino ha di fronte, non è altre. Quindi è giusto che il Consiglio Comunale prenda una decisione, è giusto che il Consiglio Comunale intervenga su questo problema. Però non possiamo nasconderci che c'è un filo, c'è un sottile filo rosso che collega in modo grave, ma legittimo purtroppo, legale, il gioco d'azzardo con la politica. Perché non possiamo pensare che questi sono arrivati e sono entrati nei vari locali vuoti e hanno affittato i locali e hanno cominciato a fare quello che volevano. Così c'è una responsabilità politica nazionale. Una responsabilità politica che i vostri rappresentanti in Parlamento hanno concesso, hanno permesso. Io mi ricordo un'associazione, vedrò, composta da 7 ministri del governo Letta. Ecco, prendeva finanziamenti dalla SISAL, dall'Ottomatica. Ecco, io vorrei che emergesse in questa sera, perché anch'io sono d'accordo su questa delibera, sono d'accordo sull'iniziativa del Consiglio Comunale, ma che emergesse che i vostri rappresentanti hanno mancato un obiettivo politico importante, difendere le famiglie, difendere i cittadini da questa malattia. Ma non come il tabacco, come diceva il consigliere Pipino, non è questione di tabacco, perché il tabacco non c'è la pubblicità, portate pazienza. Non viene concessa la pubblicità al tabacco. Invece no, gioca d'azzardo in televisione, gioca con moderazione. E chi è al Parlamento in questo momento lo sta permettendo. Non ha fatto una legge, non sta facendo assolutamente nulla. Tocca ai comuni intervenire. Ecco, io trovo questa cosa, trovo da un lato giusta, come prima istituzione di fronte ai cittadini, dall'altro lato la trovo avvilente. Avvilente che dei rappresentanti, quindi delegati, portavoci, noi le chiamiamo portavoci, agiscono in questo modo e poi si ripresentino, poi magari chiedere anche il voto. Ecco, il Consiglio Comunale è giusto che faccia questo tipo di intervento, però un mea culpa dei partiti che in questo momento stanno al governo e stanno a Roma è importante, quanto è importante la nostra azione qua in questa sede. Sono altri interventi?